Daniel, due risultati, due pareggi per 2-2 che però vogliono dire molto più dei due punti raccolti in classifica. Vogliono dire innanzitutto che questa Regina non muore mai. No, è vero, anche alla fine si è visto in campo, fra quelli che dicono oppure fanno, però alla fine quello che conta è lo spirito di squadra e tutto, che penso che si è visto poi in questi ultimi due partiti. C'è sempre stato magari a volte evento di meno fra, diciamo, motivi vari, però alla fine si vede che la squadra c'è, è viva, quindi per me, per noi questo è anche importante. Chiavi future, insomma. La squadra è viva e per lunghi tratti delle gare gioca anche bene, al di là poi della prova d'orgoglio mostrata ai minuti finali col Modena e con il Pescara. Ora siamo chiamati alle partite più dure, più importanti, più difficili, il finale di stagione che ancora può dare un'impronta positiva al campionato della Regina. No, queste, diciamo, le partite finora sono sempre state dure, magari ora sono rimaste poche partite, quindi sono i più decisivi. Per ora cercheremo di raccogliere più punti possibile, perché in fin di conto di quello si tratta, insomma. Raccogliamo più possibile, poi alla fine si vede come va. Però è importante dare il massimo e poi andare anche al di là di quella, della nostra possibilità, insomma. Il mese di aprile sarà sicuramente fondamentale, in calendario ci sono quattro gare che possono dire tantissimo. Si inizia con Latina, poi ci sarà la doppia trasferta, prima a Padova poi a Palermo, chiuderemo il mese di aprile con la partita col Cittadella. Quanta fiducia c'è e se c'è la percezione all'interno dello spogliatoio che questo sia il momento chiave del nostro campionato? Che momento chiave, penso che sia all'occhio di tutti, però io preferisco magari affrontare una partita alla volta, come quella di Latina, che è una partita ma molto molto importante, quindi penso che sabato daremo il massimo e poi cercheremo, insomma, di portare a casa i tre punti, faremo di tutto, poi dopo le altre partite poi se ne parla dopo, però per ora parliamo di Latina. La partita decisiva, quindi, da qui fino alla fine del campionato sarà sempre la prossima, naturalmente. Con Latina un solo risultato a disposizione? È giusto, noi andiamo in campo per un risultato solo. Poi, alla fine la partita, il calcio è anche bello per questo, però noi scenderemo solo per un risultato.